essere una casa di vetro in maniera convincente, perché si deve creare quella sinergia con i cittadini, con la comunità, per cui la Procura della Repubblica, l'ufficio giudiziario deve essere il terminale di un discorso di comunità, evidentemente di collaborazione sistemica per raggiungere un obiettivo. E veniamo a un altro tema che mi sta particolarmente a cuore, il concetto di giustizia, perché di questo si parla stasera. La giustizia noi la manifestiamo e la realizziamo se mettiamo a posto le carte, se abbiamo un atteggiamento legalistico, se i miei sostituti fanno i loro processi, soggetto, predicato e complemento, ma in tribunale i nostri imputati vengono tutti assolti, perché le istruttorie sono fatte male. I sostituti hanno fatto il loro lavoro, fanno le istruttorie, le hanno chiuse, le hanno definite. O non è meglio invece approfondire le situazioni e arrivare poi ad un risultato? Il buon pubblico ministero, io dico, deve avere una cosa che non si studia sui libri e non si prepara, non è richiesta dal concorso in magistratura, l'equilibrio. Un buon pubblico ministero non deve essere eccessivamente così largheggiare in archiviazione, ma non deve assolutamente sposare delle tesi preconcette e chiedere a tutti i costi una condanna quando gli elementi raccolti nell'istruttorio non sono sufficienti per chiedere la condanna. Noi crediamo che il pubblico ministero sia un giudice. Io mi sono sempre battuto perché non credo nella separazione delle carriere, però non credo di essere uno sceriffo. Se io avessi voluto fare la carriera di commissario di polizia, oggi sarei questo. Il mio compagno di banco è questore di Napoli. Io invece ho ritenuto di fare una carriera diversa. I miei sostituti lo sanno che noi in udienza, quando le prove raccolte non ci sembrano sufficienti, noi chiediamo la soluzione. Non abbiamo assolutamente timore, né riteniamo che faccia parte del nostro ruolo chiedere sempre e solo la condanna. Noi chiediamo la condanna quando gli elementi che abbiamo raccolto ci sembrano sufficienti per richiedere. Le forze di polizia possono testimoniare, da quando io sono arrivato non si fanno gli arresti per fare statistica, questa logica non ci appartiene, si fanno gli arresti quando le situazioni che mi vengono rappresentate sono tali da giustificare un così grave provvedimento che è previsto in determinati casi dalla legge. La mia piccola soddisfazione, ma consentitemi di dirvela, è che da quando io sono qua le forze di polizia mi possono dare testimonianza di ciò, e che gli arresti che sono stati fatti ci sono stati tutti convalidati dal GIP e tutti convalidati dal Tribunale del Riesame. E quando andiamo a giudizio abbiamo la coscienza di poter chiedere la condanna se le prove raccolte sono sufficienti. Se le prove non sono sufficienti, con la dottoressa Grillo, prima di venire qua, parlavamo proprio di un caso delicato che stava trattando la dottoressa, che deve andare in corte d'assise. Io le ho detto che se non allo studio del fascicolo gli elementi non ci convincono, noi la condanna non la chiediamo. E si condanna quando noi per primi, che abbiamo condotto l'istruttoria, siamo convinti di aver fatto bene il nostro lavoro. Non ci piacciono né i PM d'assalto né i PM che non guardano le carte. Il PM deve avere equilibrio, forse più del giudice. Il giudice giudica su quello che noi gli portiamo. Il PM deve creare il fascino dell'avvocato, perciò non ho mai cambiato mansioni e avrei potuto farlo, perché il fascino del PM, che il fascicolo lo si costruisce, ma si deve avere la libertà mentale, la libertà
mentale, la, l'onestà intellettuale di non avere dei pregiudizi, nel senso etimologico della parola, di non crearsi, cioè un apparato mentale che ti impedisce poi di guardare avanti. Se le emergenze sono diverse, evidentemente il, un buon pubblico ministero, io ritengo, deve, deve prenderne atto. Deve prenderne atto. Questo modo di fare giustizia dà delle soddisfazioni. La settimana scorsa, qua alla Corea, è andato definitivo un processo delicato per fatti gravi. Una condanna a 6 anni di reclusione. Questa persona è venuta in ufficio, è stata da me ricevuta, ha discusso con me le possibilità che l'ordinamento consente a un condannato. C'era un condono, ne abbiamo discusso, non lo poteva dire. Uno dei reati per i quali era intervenuta sentenza di condanna era successiva al maggio 2006, quindi era fuori condono. Poteva accedere ai benefici della legge Gozzini, i benefici della legge penitenziaria, che consentono determinati benefici ai condannati. Ad alcuni non poteva avere diritto perché la pena era alta. I benefici possono essere concessi quando la pena da espiare è più ridotta. C'era un'ultima possibilità. Era un ex tossicodipendente che voleva fare un programma di recupero. La legge del 94 consente una sospensione dell'ordine di carcerazione quando la pena era di 6 anni, fino alla pena di 6 anni, la pena espianda era di 6 anni. La persona in questione aveva una pena espianda di 6 anni e 4 mesi, aveva avuto 7 anni e mezzo di reclusione, un anno di custodia cautelare, residuava 6 anni, 4 mesi e 15 giorni. Caro amico, ho detto, questo è lo stato dell'arte, io devo fare il mio dovere. Io emetto l'ordine di carcerazione. Stasera arrivano i carabinieri. Che vuoi fare? Dice, dottore, mi restituisco. Il giorno dopo questa persona, che ha preso coscienza di quello che era la situazione di fatto, è venuto in procura con la valigia e si è costituito. Ecco, il rapporto corretto tra la istituzione e i cittadini rende direi più umano, posso dirlo? Rende più umano poi il modo d'essere, il nostro modo d'essere. Noi non dobbiamo evidentemente né fare gli sceriffi né dimostrare alcunché, noi dobbiamo applicare la legge, anche le leggi che non ci piacciono. È un bel problema, eh? Ricordatevi che Montesquieu, che è un po' uno dei padri del liberalismo costituzionalista, limitava molto la possibilità di intervento del giudice. Consentitemi questa citazione in francese. Il giudice, diceva Montesquieu, quel famoso libro che tutti voi avete, se non letto, leggiucchiato, l'esprit de loi, è la bouche che pronuncia le parole della loi, è la bocca che pronuncia le parole della legge. Ritenendo quindi che il giudice dovesse essere limitato nel suo compito interpretativo e limitarsi ad una interpretazione direi quasi pedissequa, oggi non è più così, evidentemente. Il giudice deve applicare evidentemente tutte le leggi, ci mancherebbe, ma non può essere espropriato del diritto dovere di interpretare la legge. E l'interpretazione, e ritorno a quello che dicevo poc'anzi, non può che essere costituzionalmente orientata. Ecco quindi che non condivido, lo dico con molta sincerità, l'ho detto in questa sede, ma l'ho detto anche in assise congressuali dell'Associazione Nazionale Magistrati a cui ho partecipato, una presa di posizione valutante del giudice che valuta in astratto
la possibilità per il Parlamento o per il legislatore di legiferare, ma non possiamo in un ordinamento costituzionale democratico consentire che nessuno espropri il giudice del diritto dovere di interpretare la norma secondo i principi costituzionali di riferimento. Questo è impossibile. Non ci sarebbero più allora dei giudici, ma dei funzionari di infimo livello che non sarebbero garanzia per la democrazia. Sarebbe assolutamente da evitare. Non credo che nessuna forza politica saggia ed attenta, di destra o di sinistra, potrebbe auspicare una magistratura assolutamente priva del sale, poi, è il quid di intellettualità della nostra professione, che è quella poi di interpretare la norma. Basterebbe allora un computer. Tanto è scritto, tanto ti debbo, ma non è così. Questo è la negazione del diritto e la negazione della giustizia. Anche la giustizia, da un punto di vista teorico, ha avuto un excursus significativo. Noi citavamo con il docente che accompagnò gli studenti, a cui mi accomunava una laurea in filosofia, quindi avevamo studi che ci univano con il dirigente scolastico che accompagnava quella classe liceale. Noi siamo passati da Platone, che nella Repubblica intende la giustizia come la legge del più forte, se ricordate il primo libro della Repubblica. Che cos'è la giustizia? La giustizia è la legge del più forte. Siamo passati a interpretazioni ben più sofisticate per arrivare ad uno studioso recentissimo, mancato qualche anno fa, Franz Jonas, per esempio, che parla della giustizia come senso di responsabilità verso le generazioni future. Voi pensate quanta strada poi abbiamo fatto. La giustizia, cioè, è il senso di responsabilità non nel rapporto tra di noi, ma nel senso di responsabilità che noi dobbiamo avere per creare le migliori opportunità alle generazioni future. Quindi, con tutto il discorso poi che riguarda evidentemente l'ambiente, la legislazione sulla gestione del territorio e quant'altro, per passare poi a giuristi, a intellettuali che hanno dato una sottolineatura assoluta a un concetto che il nostro moderatore ha accennato quando ha parlato di opportunità. Le opportunità, la giustizia intesa come possibilità di dare a tutti le stesse opportunità, anche questo peraltro è un principio costituzionale, ma ha trovato delle riflessioni importantissime in alcuni intellettuali di riferimento. Pensate ad Amartya Sen, che avevo pure citato l'altra volta, premio Nobel qualche anno fa, che ha scritto un libro meraviglioso che io cito sempre e che non mi stanco mai di consigliare a tutti, L'idea di giustizia, qualche l'anno scorso, che